Ok, quindi dicevo, abbiamo tra di noi una grande ginnasta, un insegnante di ginnastica, quelli veri, non quelli finti come me, e quindi poi ci farà vedere un po' di fondamentali per apprendere meglio la verticale. Ok, riscaldamento per il polso, sicuramente in tutti i sensi, rotazione completa, spalle belle rilassate, e poi cerchiamo anche un po' di forza, di opposizione alla spinta, di rotazione di un polso sull'altro. Mentre facciamo questo, non perdiamo tempo, andiamo a fare qualche relevé, cercando durante il relevé, mentre giochiamo col polso, giocate come volete, durante il relevé provate a vedere se riuscite già a fare un'attivazione completa di tutta la powerhouse, quindi di tutto il centro basso del nostro corpo, da diciamo mezza coscia fino a mezza pancia. Lì dobbiamo creare una grande forza. E non deve mai succedere che dondoliamo avanti e indietro, ma creiamo questa energia. Proviamo un po' che proviamo questa stasi sulla punta del piede, bloccando bene il gluteo, sentendo la forza delle cosce, evitando sfarfallamento delle caviglie delle ginocchia. Quindi bloccare forte. Proviamo ad andare su e le dita delle mani spingono indietro, il palmo della mano in alto, e facciamo piccoli molleggi, piccole corvette. Attivando l'addome, spingendo il palmo della mano, aprendo le cinque dita, sorridendo e cercando stabilità nella caviglia. Poi scendiamo e rilassiamo un po' le spalle. Andiamo a fare la pratica del saluto al sole, partendo leggeri, ma già col saluto al sole aquilino, quindi non quello del mattino, ma quello col saltello. In massima tranquillità, i piedi molto vicini. Ci alziamo al mattino e ci si alziamo. E poi l'aria. Espiro, andiamo a fare una bella sedia. La sedia ci porta le mani a terra, la testa, le ginocchia, stendo le gambe, cercando di tenere la testa vicino alle ginocchia, collo rilassato. Piego le gambe, appoggio bene il palmo della mano, va tutto bene, faccio il saltellino indietro, una piccola, e direttamente se riesco in chaturanga. Quindi questo piegamento non basso, sostenuto con i gomiti schiacciati ai fianchi. Poi prendo l'aria, carico, vado in su, ma non lo forzo, Per adesso lo sentiamo, le scapole si chiudono, le gambe forti, e poi giro un piede, giro l'altro, sistemo le mani e cane che guarda in giù. Cerco di alzare bene il codino, di rilassare la schiena, le spalle, di appoggiare il tallone all'esterno dei piedi, di attivare l'addome, ma il tutto col massimo rilassamento e un bel respiro. Ok, piego le gambe e faccio questo saltello avanti, per adesso appena accennato, è facile, semplice, che porta di nuovo il corpo in posizione di allungo avanti e poi testa in giù, rilasso la schiena, poi di nuovo la sedia e poi usciamo nella montagna. E già basta questo per rendere efficace il riscaldamento. Controllate i polsi, va tutto bene, spalle tutto bene. Se tutto è facile e semplice, inseriamo un po' più di energia nel movimento. Prendo l'aria. Mi alzo al mattino, chiudo bene questo pochino tra le gambe che mi permette di andare indietro senza sforzare la sedia, magari un po' più forte, sostenuta. Prendo l'aria, mani a terra. Nell'espirazione cerco direttamente il saltello, che non è un saltello, è un passaggio in chaturanga. Prendo l'aria, cane che guarda in su, espiro, sistemo, cane che guarda in giù. Prendo l'aria, piego le gambe, carico bene, espiro. Piano, le gambe tese, scivolano i piedi avanti e guardo là. Espiro, testa in giù. Mi siedo sulla sedia e su. E rilassiamo, sciogliamo le spalle. Mica sei una yogista. Guarda, là c'è scritto sport, dove c'è scritto sport, te l'abbiamo riservato a te perché effettivamente sei sportiva. Mi raccomando, non mi fate far figure con la ginnasta. Di nuovo, prendo l'aria. Espiro la sedia. Prendo l'aria, mi preparo, espiro. Chaturanga. Prendo l'aria, cani su, espiro. Cani giù. Prendo l'aria, piego le gambe, saltello, gambe tese, guardo avanti, espiro, testa in giù, prendo l'aria, la sedia, espiro la montagna. Oh, dai, siamo già abbastanza caldi. Singole stretch, così sblocchiamo bene le articolazioni, attiviamo bene l'addome,
rilassiamo. Consiglio a quelli di voi, quasi nessuno ce l'ha, l'asciugamano perché si inizia a sudare. Io ho acceso l'aria condizionata, ossia è l'aria a condizione che la sentite, e però si suda, quindi occhio a non scivolare, soprattutto chi ha un materassino di quelli finti. Ok, rilassiamo. Proviamo adesso per riscaldarci a vedere questo saltello avanti dello yoga, che poi è molto affine a quello che è il lavoro sulla verticalizzazione della ginnastica. Quindi si partirà, guardate, dalla posizione del cane e faremo due saltelli, il primo a metà strada qua o il secondo o qua. Ci siamo? Proviamo. Andiamo in posizione del cane. Perfetto. Primo saltello, piego le gambe a metà strada. Ok, poi piego ancora e cerco gambe tese vicino alle mani, piedi. Poi torno indietro camminando, saltando, come volete. Ci siamo, il primo saltello a metà strada, secondo saltello, op, gambe tese, cercando di entrare quasi coi piedi tra le mani. Rilassiamo, sciogliamo il bambino. Facciamo la posizione del bambino per mettere a suo agio la mattina. No, tu ti occupi di bambini, io mi occupo invece, come vedi, del reparto anziani. Ok, proviamo il saltello unico che ci porterà piedi vicino alle mani. Mi raccomando, come sempre, non dobbiamo fare un salto, ma sarebbe l'ideale quasi sentire le dita del piede che scivolano vicino al tappetino. Quindi carico, prendo l'aria, preparo, ispiro, op, là. E arrivo a gambe tese senza impattare mai. E guardo avanti. Perfetto. Poi una bella sedia. Vediamo se la nostra sedia scende, scende. Chi non riesce, naturalmente, stacca un po' i talloni. Se riusciamo proprio espirando, scaviamo l'addome. Guardiamo il bacino e proviamo dolcemente. Se ho tanta distanza al bacino pavimento, ci metto una mano. Se no, piccolo roll, occhio che ci dietro il muro, eh. Quindi non testata sul muro, abbiamo rischiato alcuni. Ok, e facciamo, se il muro è lontano, dei piccoli roll. Espiro. Cerchiamo di farli belli composti. Quindi cercare nel roll la tenuta, la forma, l'equilibrio. E ci fermiamo proprio in equilibrio in questa barca. Se riusciamo, apriamo. Poi la chiudiamo, guardo la pancia, roll. Prendo l'aria. Espiro. Prendo l'aria, espiro e rilassiamo. Proviamo la stasi sulle scapole, che è molto difficile. Sì, in casa sto guardando se riesco a vedere bene. La stasi sulla scapola è difficile perché bisogna appiattire la pancia e cercare molta chiusura delle cosce sull'addome. Quindi non appoggio la testa, mi fermo sulle scapole. Guardate che impegnativo, eh? Non appoggio la testa, mi fermo proprio sul centro della scapola. Proviamo. Espiro, ci provo, non appoggio la testa, stacco tutto e cerco di fermarmi sulle scapole. Guardate che difficile, eh? E poi ritorno. E ancora più difficile, qui sfidiamo proprio la forza del nostro basso ventre. Se cerchiamo di avvicinare i talloni ai glutei, guardate anche questo, vedete? Qua, qui è più facile, ma se cerco di appoggiare i talloni ai glutei, vedete? Questa posizione con la testa tra le ginocchia è veramente difficile da fermare. Provate. Non ho mai trovato nessuno che l'ha fermato. Testa sollevata, talloni ai glutei, testa tra le ginocchia. Avete visto? È sembra facile. È molto difficile perché bisogna davvero chiudere le costole, espirare profondamente, cercare questa connessione col respiro e con la chiusura. L'ideale è tenere un po' l'apnea. Quindi guardate la posizione o chiudo tutto. E fermo. Questa è la partenza poi per un'acrobatica yoga di alto livello che ormai voi siete pronti a fare. Ok, e adesso iniziamo subito il rinforzo e la spinta. A noi interessa questa spinta che poi ci farà vedere molto meglio la mattina perché è il suo campo, questa courbette. Vedete, questa spinta la esercitiamo sul pavimento e facciamo dei piccoli sollevamenti del bacino, piccoli, era uno, due, le dita belle aperte. Usiamo l'indice, lo sapete, come direzione del movimento, e le cinque dita di conseguenza rimangono leggermente in apertura, le mani vicine al bacino,
pancia bella stretta, ci viene voglia di andare avanti con la testa, di andare avanti col bacino, invece dobbiamo andare a toccare il soffitto con la testa. Bravo, e adesso l'esercizio che da un po', mi raccomando, è da un po' che ci alleniamo, non potete farmi far figure. Quindi roll, gambe, la barca, l'abbiamo visto prima, scendono le mani, 5 dita aperte, fase di stasi, appoggio, stretch. Ci siamo? Proviamo. Tu guarda solo la macchina. Gli altri fai finta che non esistono. Ok, gambe tese, la barca, scendo lentamente, metto le mani, fase di sospensione, hop, allora lì, perfetto, e scendo, e stretch. Più bello, eh? Allora, deve essere più bello. Uno, ci siamo. Due, tre, quattro, cinque. Piano, prendo l'aria, mi sistemo, scendo nei piedi, bravissimo. Forza nell'addome. Oh, bravo, perfetto. Eccezionale. E adesso lo facciamo più divertente. Andiamo su, pedaliamo in maniera quasi disperata, perché pedalando con l'aria che facciamo coi piedi, davvero, spingiamo in basso l'aria e dovrebbe aiutarci a tenerci su, per effetto proprio dell'elica di Leonardo, lo sapete, no, questo principio. Quindi mani, ci credete anche, bravo. Allora, sollevo e disperatamente pedalo e poi atterro. Con dignità però, proviamo. Sollevo disperatamente pedalo. Sul disperatamente andiamo bene, adesso manca la dignità. Proviamo, tranquilli, pedalo, 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 scendo, relax. Proviamo, pedalo, pedalo, con i glutei staccati, infatti furbi. Ok, roll e rilasso la schiena. Giriamo, marmed, quadrupedia, e iniziamo la pratica della verticale sui gomiti e sulla testa. Naturalmente, lo sapete, testa in spinta, fontanella è qua, non è qui, non è qui, la fontanella è in centro. Come la trovo? 5 dita belle aperte, palmo della mano alle sopracciglia, trovo il dito medio, eccola qua, questa è la fontanella. Se inclinate il collo così fa male, se inclino il collo così fa male, se tengo la spinta fa bene. Ok, mani, la misura dei gomiti ormai la sapete, le ginocchia e i gomiti vicini, l'incrocio, l'angolo delle dita, il pollice che indica la direzione del collo, punto i piedi, non devo andare in verticale, devo solo appoggiare la testa, provare la fontanella e poi stendere le gambe, basta. Guardo le ginocchia, scavo la pancia, spingo coi gomiti e ritorno in maniera soft. Ci siamo? Allora adesso faremo, stendo le gambe, spingo coi gomiti, tolgo la testa, riappoggio la testa e ritorno, guardatelo, facile facile. Allora, uno, fontanella ben in centro, ci siamo? Stacco, riappoggio, ginocchia, risalgo. Proviamo, quindi appoggio la testa, stacco le ginocchia, su bene i glutei, occhio ai ginocchia e gomiti belli vicini, o se no camminate un po' avanti. Poi stacchiamo la testa spingendo quei gomiti, guardiamo leggermente avanti, riappoggiamo la testa, bravissimo, e riscendiamo. E direi che ci siamo, no? Bravo. Date questa spinta energica, deve essere tutto composto, no? Uno, due, ok? Tre, quattro, cinque, sei. Proviamo. Tutto in espirazione, la parte forte, quindi quando cerco di staccare la testa. Bravissimi, spingo quei gomiti, riappoggio la testa nella fontanella, perché alcuni stanno appoggiando la fontanella, che è un'altra cosa, la fontanella è qua, e su. Ok, rilassiamo, proviamo la stessa cosa, ormai l'abbiamo capito, senza l'appoggio della testa. Ho solo bisogno di più spinta dei gomiti, quindi mani, l'incrocio possiamo anche sganciarlo, così avete più sicurezza. I gomiti sono sempre lì, non dobbiamo fare nient'altro che salire, non appoggio la testa, esercito queste spinte. Basta, cercando quasi di appoggiare il tallone dietro. Hop. Hop. Quindi si chiama delfino, no? Bravissimo. Oh, molto bene. Ritorniamo, sentite i dorsali come hanno lavorato bene, li sentite? Sì, in fondo si sente anche i tricipiti. Quella è l'artrite rematoide. Allora, quindi proviamo ancora questa pressa, adesso ci aggiungiamo una gamba su. Guardatelo prima, hop, vado lì, ci siamo, una gamba su e inizio, hop, 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 provate. Si sente il dentato, il dorsale decisamente in attivazione, hop, 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 hop. Ok, scendo, relax, naturalmente cambio gamba. Oh, devo dire che con la Martina si vede, quel che è rimasto della ginnasta si vede.
grande spinta di... figurati se li avevi fatto, però. Pensa che loro le hanno anche fatte. Ok, dove siamo? Ok, bravissimi. Adesso naturalmente proviamo la verticale mani, perché noi facciamo oggi soprattutto questa introduzione yogistica, perché poi dopo lasciamo un po' più in fondo l'esecuzione invece ginnastica. Allora, usiamo mani, testa, mani, fontanella, e facciamo la nostra arrampicata nel corvo, ma prima dobbiamo imparare il corvo. Dito, indice, vedete? No? Sì. Larghezza delle spalle? Là. Poi, ginocchia vicina, attaccate ai polsi. Dove va la testa? Disegniamo un bel triangolo equilatero e all'apice del triangolo equilatero mettiamo la fontanella. Sarà questo. Stacchiamo, spingiamo forte con le mani a terra, chiudiamo bene i gomiti, guardiamo la pancia, il bacino e poi torniamo e stendiamo. Quindi oggi occhio che facciamo l'esercizio dinamico. Bravo. Guardiamo l'esercizio dinamico qual è? Molto semplice. Direttamente si chiama vertical push. Piano, guardate. Vado ad appoggiare la testa, ma prima di appoggiarla, op, poi torno, op. Mi raccomando, per chi ha difficoltà, prima appoggi la testa, quindi date una testata al pavimento. Non per altro, è un qualche pregiato questo. Scendo, appoggio la testa, stacco la testa. Se riesco a staccare le ginocchia prima di appoggiare la testa, senza picchiare la testa a terra, mi raccomando, senza picchiare la testa a terra. Bravissimo, perfetto. Ok, ci siamo. Adesso proviamo il corpo. Mani, piedi. Sentiamo bene questa spinta delle spalle. Ok, piano, vado ad appoggiare delicatamente le ginocchia verso i tricipiti, parte alta. È quello che non devo avere le braccia troppo larghe, se no non ci arrivo. Quando arrivo lì, schiaccio leggermente le ginocchia una contro l'altra e contemporaneamente esercito grande pressione. Lo sguardo va leggermente avanti e poi ritorno. Se va tutto bene da questa posizione, uso le dita, uso questo famoso ragnetto delle dita per darmi più sicurezza, e se vedo che va tutto bene, inizio a staccare un piede e staccare l'altro piede. E poi ritorno, occhio che questo è il corvo alto a braccia tese. Decisamente difficile, non pretendo che state su, pretendo che ci tentate, perché adesso proviamo il corvo basso, che è molto più soft. Ok, rilassiamo un attimo, e se riusciamo ad andare in malasana bassa, è molto meglio. Allora, abbiamo visto, siamo partiti dal corvo alto braccia tese, che è difficilissimo. Adesso molto più facile, perché piegherò, sguardo avanti, piego le braccia, gomiti stretti, appoggio uno, appoggio due, op, guardo avanti, schiaccio insieme i piedi, ma soprattutto premo le ginocchia, uso gli adduttori, sguardo avanti, piano un taglio di testa avanti, bravissimo, guarda che corvi. Bravi, non forzate, non esagerate, piano Fabrizio, un po' di avanti, bravissimo. Oh, bravo, grande. Perfetto, rilassiamo, bambino con le braccia avanti. Ok, abbiamo fatto l'impostazione dell'appoggio sulla testa, abbiamo visto che la forza delle braccia per metterci l'appoggio della testa, abbiamo visto il corvo dove non c'è l'appoggio della testa. Adesso appoggiamo la testa, facciamo l'arrampicata al corvo con la testa giù, che è poi la predisposizione per la verticale. Allora, mani, guardatelo prima, la testa qua a triangolo equilatero, op, centro della testa, stringo i gomiti, appoggio uno, appoggio due e tengo la posizione. Chi riesce staccherà la testa, riappoggia i piedi in malasana. Però è difficile, quindi proviamo come riusciamo. Intanto, non mani troppo strette, mani larghezza spalle, indice che indica il movimento, appoggio il centro della testa, mi raccomando, non la fronte, stacco però già le ginocchia e provo l'arrampicata, un ginocchio per l'altro, spingo con le braccia con tutta l'energia che ho, non forzate, non fate slancio, Fabrizio non forzare, una gamba sola, poi domani faremo l'altra. Ok, e poi scendiamo, chi riesce a staccare la testa, bravissima, eccezionale. Chi riesce a staccare la testa e ricadere indietro, bravissimo, molto bene. Ok, adesso iniziamo a usare il muro e ci divertiamo, ci avviciniamo con i piedi al muro,
Quindi anche voi a casa, la porta, il muro, il divano. E facciamo i saltelli sul muro. Quindi entriamo nel discorso unstanding, ci togliamo questa grande, grande spinta delle spalle, delle mani dentro il tappetino, della pancia che va a spingere verso l'alto, lo sguardo va leggermente avanti, le dita possono dare sicurezza e andiamo a saltare sul muro. E ritorniamo. L'importante è che io non sento il minimo rumore. Quindi nel salto e nell'atterraggio non sento il minimo rumore. E provo ogni volta che spingo, che salto, a concentrarmi sulla corretta delle spalle, a spingere via il pavimento. Dai, sono bravi, no? Digli sì, digli sì. In realtà si è fermato lì così. Ok. Adesso naturalmente proviamo ad avvicinare e appoggiare i piedi piatti sul muro, le mani più vicine alle ginocchia, non esagerate. La distanza la decidete voi, di volta in volta potete partire da qui, andate più indietro, in modo che siete stimolati a portare il bacino più sopra la testa, ma non forzate, op, là, e torno lento, piano, più avvicino le mani al muro e più naturalmente il bacino sarà sopra la testa. Naturalmente spinta delle spalle poderosa, tutto lì, tutto il trucco, questa spinta poderosa delle braccia a terra. Sì. Dovete usare un pezzettino per volta, Vedete, c'è già chi porta il bacino sopra alla testa perché ha già sicurezza nel stand, ma voi dovete trovare la vostra sicurezza. Lo sguardo leggermente avanti, le dita usatele, vi danno un attimino di controllo in più. Ok, rilassiamo. E adesso l'esercizio più cattivello. Ci mettiamo un po' più avanti, i piedi toccano sempre il muro, una quadrupedia neutra, ci siamo. Tutti gli angoli a 90 gradi, piano, andiamo a saltare, se riusciamo con i piedi all'altezza poco più alta del bacino, faremo op, là, e poi stendiamo le nostre gambe, pieghiamo le gambe, ritorniamo, è facile, avviciniamo le mani, salgo, e stendo, e scendo. Quindi, pian piano, andiamo a stabilire qual è la nostra massima possibilità di stendere le gambe avvicinando le mani al muro. La testa, occhio che in questo caso non deve andare avanti, deve rientrare pian piano verso le spalle. Mentre sento, oh bravo, bene. Non esageriamo, Troviamo per adesso la nostra soluzione. Rilassiamo e ritorniamo. Bravissimo. E adesso sciogliamo un po' i polsi delle spalle. E facciamo un po' di mobilità che ci serve, perché sapete che la mobilità delle anche del bacino è fondamentale per, poi ce lo dirà meglio lei, per poter fare qualsiasi salita in verticale senza dover spingere, quindi senza dover fare grande sforzo. Quindi mobilizziamo con piedi avanti, posizione lizzata. Non forziamo, Cerchiamo una posizione bella, efficace. Allora, qual è il problema? Lo vedete, no? È scendere col bacino tenendo la pancia in dentro e il petto alto. Uno tende a scendere col petto, invece cerchiamo. Punto il piede dietro. Ci siamo? Ok, dita a terra, stendo la gamba dietro. Cerco di stare basso col bacino, alto col petto. Bravo, appoggio le mani, cerco di stendere la gamba davanti e non forzo, Ok, piego la gamba avanti, con calma, scendo ancora il bacino. Piego la gamba dietro. Petto bello alto. Vedo se riesco a trovare il piede. Poi provo a vedere se trovo con l'altra mano il piede. Cerco di scendere col bacino in avanti. Poi appoggio le due mani. Poi stendo la gamba a terra ma tenendo giù il ginocchio. E poi cambio. Inizia dall'altro lato. Piano, guardate se parte così. Ci si rilassa, si respira. Punto il piede dietro. Siamo punta delle dita. Ok, appoggio il palmo delle mani, stendo la gamba avanti. Bravissimo. Appoggio delicatamente il ginocchio dietro, spingo avanti il bacino. Piego la gamba dietro. Piano, Non tornatemi su col bacino. Trovo il piede. Attivo l'addome.
sul petto, spingo il bacino avanti, rilasso il dito, respiro. Mani, tengo il ginocchio stendi. Ok, bravo. Vado verso il muro. Sento coi piedi il muro. Quando sento coi piedi il muro, avvicino le mani, non troppo. Proviamo, è questa infilata della gamba sul muro e estendo anche l'altra. Cerchiamo con calma di appoggiare il ginocchio della gamba dietro al muro, senza forzare. Respiriamo. Piano e ritorno. Mi riposo un secondo, cambio gamba. Piano, eh. Il piede scivola sul muro. Il ginocchio, se riusciamo, si appoggia. Chi riesce pian piano, porta in allungo le due gambe. Certo, se spingiamo forte con le mani e il pavimento, apriamo di più la divaricata. È molto bella la posizione. Si può anche questo lavoro farlo, ritorniamo, in completa sospensione. Avvicinando le mani, lo proviamo, lo possiamo oggi no, perché non vorrei che poi lei pensa male di voi. Stacchiamo il piede anche sotto, ci spalmiamo proprio come una lumaca sul muro, senza lasciare le bave. Prendo l'aria, mi preparo, espiro e di nuovo cat stretch, rilassiamo un po' la schiena. E adesso facciamo vedere la nostra capacità di saltare in malasana, che ormai è la vostra specialità migliore. Quindi avremo piedi, quadrupedia neutra. Andremo a fare il nostro saltino e atterraggio in malasana, squat yoga. Quindi sarà 1, 2, precisi, eh? Adesso dai, questo è quello che gli viene meglio. Ok, non mi raccomando, eh. Oh, bene, giù per i talloni, piedi belli dritti, ok, riproviamo, questo è solo il riscaldamento, adesso gli viene molto meglio, grazie. Ecco, perfetto. Vedete che con lo stimolo di una persona esterna che vi guarda, che intimorisce perché è cattiva, diventate più bravi, e posizione del bambino. Ok, adesso ci giriamo verso il muro e gli facciamo vedere come siamo bravi a fare la verticale, quella gomiti testa, naturalmente il muro ce lo teniamo lì di riserva, ma vi faranno vedere che non utilizzano assolutamente il muro. Allora, impostazione, chi riesce, gomiti, mani, ginocchia vicino, stendo le gambe, cammino, sistemo, spingo quei gomiti, 1, 2, codino bello alto, 3, 4, tengo e così via. Proviamo, piano, gomiti, lo sapete, non troppo larghi, impostazione, chi riesce, chi non riesce, slancio della gamba, mi raccomando, vicino al muro, Fabrizio, più vicino al muro così sei più sicuro, appoggia quasi con le mani al muro, così sei proprio sicuro, mi raccomando, impostazione per chi riesce, per chi non riesce, slancio della gamba. Chi riesce non usa il muro, dai Claudio, ormai il muro cosa ti serve? Bravissimo, dai, prima un piede con la mente. E torniamo, occhio, Fabrizio, che collo ancora un po' morbido, bisogna esagerare la spinta. Perfetto, guarda che roba, adesso. È rimasta la scritta sport sulla schiena, ma va bene. Rilassiamo un po' collo, spalla, mi raccomando. Se sento tensione al collo, vuol dire che mi sono dimenticato la spinta. Occhio che oggi proviamo, è forse la prima volta che proviamo. Verticale sulla testa, ma dobbiamo fare bella figura oggi. Togliamo la testa dalla verticale. Quindi sarà posizione, ci siamo. Stiamo vicini al muro, lasciamo solo lo spazio eventualmente di non picchiare la testata. Quando saremo in verticale per togliere la testa, sganceremo le mani. Ci siamo, allora, tan 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 tan, impostazione. Oh, se volete potete salire anche così, è uguale. Che faccio? Mani, tolgo e scendo tranquillamente. Mi raccomando. Se per caso riuscite a stare su anche in verticale, eccezionale. Ma beh, basta che mani, togliamo la testa e cadiamo giù. Piano, Nessun dolore al collo, nessun fastidio. Impostazione, un po' più composta. E adesso si sono emozionati. Avanti, oh, benissimo. La caduta magari più plastica.
Piano, Fabrizio, molto bravo Fabrizio, eh. L'occhio sempre scende una gamba per volta, se no ci si impasta, però bravo. Iniziamo a esserci, eh. Ok, relax, sciogliamoci, eh. Abbiamo fatto, stiamo facendo cose abbastanza avanzate, eh. Quindi, e adesso proviamo la verticale solo sui gomiti. Sapete che per andare su, per alcuni necessita lo slancio, per altri no. Quindi, l'impostazione, ormai lo sapete, questa. Le mani, gomiti, gomiti e ginocchia vicini, sguardo verso le dita, gamba su, op. E poi torno. Se riesco anche solo a toccare il muro con un piede va benissimo, non vi chiedo di fermarvi. L'impostazione è di toccare con un piede e torno. Se poi vedo che riesco a toccare con un piede e fermarmi, se non riesco a fermarmi, il trucco è, dopo che avete assunto sicurezza, allontanarvi dal muro, in modo che avete la possibilità di fare una divaricata più ampia e trovare più balance. Perfetto. Bravissimi, eh? Bravo. Ok, ricordatevi, pian piano, lentamente, un pezzo per volta, non abbiate mai fretta, se non avete sicurezza, quindi se non vi sentite sicuri, perché la sicurezza viene dal continuare a provare l'esercizio intermedio, se non avete sicurezza, aspettate, quindi non cercate per forza di andare su, cercate questa spinta, che ancora un pochettino ci manca, questa spinta forte delle spalle, che poi è la stessa che ci porta nella standing. Ok, adesso ci divertiamo, così facciamo divertire anche l'ospite, con i cerchietti. Allora, a casa abbiamo bisogno delle calze, noi guardiamo i cerchietti magici. Allora, noi abbiamo i cerchietti perché non avendo a disposizione le calzine e useremo questi cerchietti, noi li usiamo dalla parte che scivolano meno, quindi parte nera sotto, scivola ma poco. Da questo lato è, diciamo, per gli esperti. Voi avete le calzine a casa e le calzine vi agevolano già tanto. Allora, il materassino per adesso non ci serve, lo potete tenere lì per appoggiare le mani se volete, ma avremo i piedi sui cerchietti, l'avampiede. È bello divertente. Allora, dobbiamo fare tutto il campo. No, l'esercizio non è quello, ma proviamo a vedere se riusciamo a gamba tesa piano, a spostare a gamba tesa il cerchietto. Guardate che non è facile, sembra un lavoro semplice, lo vedete? Tese, tese, tese. Si vede che voi non siete maschi obbligati a mettere le patine a casa. Ok, allora, guardate il difetto, guardate, siete così. Invece bisogna stare belli dritti e cercare di spingere la testa verso l'alto. Oh, vedete come lo fa bene la mattina, perché è la corsa del ginnasta, è proprio la corsa del ginnasta un po', però è proprio così, sentirsi questa altezza di bacino, vedete le gambe forti e tese. Oh, brava ma, vedi che le patine, ok, tu Fabrizio dovresti essere bravo, insomma, va bene, perfetto, adesso proviamo a fare la ricerca del trascinamento del piede avanti, il famoso saltello dello yoga senza saltare. Quindi, piano, mani a terra. Allora, sposto un po' il tensino che sono a casa che non mi vedo. Mani a terra, posizione del cane o con cane scivoloso. E da qui dobbiamo fare solo... Scendo e ritorno. Se ce la sentiamo, scendiamo fino al suppo, senza andare nel cane che guarda in su, e poi là. Op. Piano a non prendere coi cerchietti le mani che fa male. Gambe tese, vediamo dove arriviamo. Non veloci, lì. Sul bacino. Oh, bene. Spingo dentro l'addome. Pensate all'ombelico che qualcuno me lo prende e me lo tira su subito. Con le calzine, logicamente, è la stessa cosa. Bravi. E adesso, piede appiccicoso permettendo, proviamo a lasciare i cerchietti. Quindi cosa facciamo? Da questa posizione diamo questa grande energia, lo sguardo va avanti, op, 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 lascio il cerchietto e faccio questo passaggio avanti. Proviamo, quindi scivolo, se riesco a un certo punto lascio il cerchietto, op,
Perfetto. Andiamo col tuo polso. Perché abbiamo sì una grande ginnasta, ma tutta voce. E svegli, Guarda, li ho trovati nell'immondizia l'altro giorno. Ok. No, sono fatti apposta. Adesso proviamo, e lo sapete che è molto bello, con la divaricata delle gambe. Quindi si parte a piedi belli uniti, vicini, mentre si arriva qua, si divarica, op, e si stacca nell'ultima fase il piede del cerchietto. Proviamo, quindi si parte piedi uniti, voi col calzino è più semplice, no? Perché non dovete neanche staccarvi dal cerchietto, si divarica, op, e si esce dal cerchietto. Bravissimo. Perfetto, su, spingo sul bacino e lascio lì il cerchietto. Bravissimo. Poi niente, se non riusciamo, se abbiamo un rapporto affettivo col cerchietto, non riusciamo a lasciarlo, fa niente. Adesso proviamo a fare queste circonduzioni. Qui le spalle hanno un lavoro tremendo, quindi rilassatevi. Adesso facciamo le circonduzioni che è da qua, allargo, piano, torno, allargo, torno. Piano, ne facciamo anche solo due, massimo tre perché è durissimo. Pensate all'addome, al bacino. Se andate troppo avanti non tornate più di solito. Ok, rilassiamo. Martina, io vi faccio vedere un paio così capiscono. Prova, vedi la semplicità, ma perché? Perché lei ha il calzino, solo per quello. Vedi, op, come sale il bacino, lo vedete? Op, guardate le dita ragnetto come gli vengono istintive. Perché c'è la prosi, non perché. Ok, rilassiamo, sciogliamo, eliminiamo un attimo il cerchietto e rimettiamo il tappetino. Andiamo a sederci così, rilassiamo un po' le spalle. Le braccia, i polsi, le mani, e lavoriamo un po' di tenuta sull'addome, perché poi dovremo far vedere bene, anzi ci farà vedere bene la mattina, la verticale sulle mani. E allora abbiamo bisogno di questa tenuta. Proviamo, allora, può essere gambe piegate, può essere gambe tese, a seconda della nostra tenuta addominale, non devo sentire male la schiena. Da questa posizione, che sia questa, appoggiamo la zona lombare, proviamo. Sentiamo se la pancia tiene. La zona lombare è decisamente appoggiata. Le gambe belle forti. Mento alla glotta. Va tutto bene? Là. Sentite anche la musica? Braccia dietro. Incrocio, appoggio la testa. Tiro le cosce. Giù bene la zona lombare. E la barca inizia ad agitarsi perché c'è le onde. Ok, relax, roll e ritorno. Proviamo anche a fare il giro arrosto, che è un po' che lo proviamo, ci spostiamo di fianco sul tappetino, andiamo giù nella nostra barca, ci siamo, senza appoggiare niente, energia, senza appoggiare nulla a terra, e ritorno con energia di nuovo in questa barca. Proviamo. Giro. Senza appoggiare niente a terra. Perfetto, ritorno. A questi voglio vedere anche quelli a casa che girano sulla nostra. Oh, amore. Mi spiace non vedere la Patricia che gira con la famiglia. Naturalmente dovete farlo anche dall'altro lato, Bravissimi. Ok, e rilassiamo. Ricordiamoci queste sensazioni. Adesso poi che iniziamo la pratica, quella della verticale sulle mani. Intanto, contro il muro, ci divertiamo a fare la verticale, che è la più facile, mani-testa. Ma se sento pressione al collo, alla testa, scendete subito. Allora, avremo mani, la testa, possiamo metterla anche relativamente vicino al muro, non c'è problema. Quindi mani, ginocchia, testa, triangolo equilatero, fontanella. Ci siamo, da qua, spinta energica delle braccia, chiudo i gomiti, 1, 2, basta. Se me la sento di andare su, ok, vado su. Se non me la sento, non vado su. E
Piano piano, mi raccomando. No, Claudia, non è quella lì. Mani, ginocchia. E attacca il ginocchio. Lascia lo spazio per la testa. Occhio Fabrizio, non è quella lì. Quindi vi siete confusi con le verticali, normale. A testa in giù non si capisce più niente dopo un po'. Fabrizio, quella lì è un'altra verticale. Se vuoi fare quella, bene, vedi. Questa qui è testa, mani. Quindi mani, gomiti non sono appoggiati. Si appoggia le mani e i polsi alle ginocchia. La testa, 30 cm avanti. Fontanella e poi sollevo op, uno e poi l'altro. Chiudi un po' le gambe desi perché è bella ma un po' poco coreografica. Non forzate, occhio a non forzare assolutamente, non cercare la verticale se non sono sicuro. Piano, pianissimo. Ok, relax e sciogli e respiriamo. Bravissimo Fabrizio, non forzare, bravo. La testa ancora un pelino più nel centro l'appoggio. Perfetto. Andiamo a fare un po' di pratica sui polsi, girando, se riusciamo, le dita verso le ginocchia e facendo delle piccole circonduzioni. Non dolore, non fastidio. Piano piano, Sentiamo anche il minimo problema. Occhio poi, naturalmente lo sapete, orologi, bracciali, possono inficiare il movimento e dare fastidio ai tendini. Quindi mi raccomando, se sentite fastidio, dolore, cambiamo la rotazione. E relax. Proviamo un corpo basso, ma con l'allungo della gamba dietro. Ci proviamo. Tutti i tentativi che pian piano ci portano a prendere confidenza. Quindi sarà la posizione questa. Andremo a chiudere bene i gomiti stretti, a schiacciare forte con le ginocchia, piegare le braccia, sguardo avanti, appoggiare se riusciamo le ginocchia sul tricipite. Vedete? Quando siamo in questa posizione proviamo a stendere la gamba dietro e poi atterrare. Quindi non vi chiedo di stare con la gamba su, ma di provare timidamente a stendere la gamba dietro. Se non riesco fa niente. Avete detto anche il muro, se volete appoggiare il piede al muro, prima corvo, appoggio bene, trovo la posizione, stendo la gamba, probabilmente cado giù. Fa niente. Bravissimo. Certo, ecco, oggi ci vuole l'asciugamano, perché il sudore naturalmente ci fa scivolare. Per non scivolare devo stringere forte le ginocchia. Ok, dietro abbiamo il muro, l'abbiamo provato anche l'altra volta. Proviamolo oggi sul gomito. È estremamente più semplice. Dobbiamo solo trovare la distanza giusta a piedi muro. Allora, sentite il muro, è troppo vicino, ci spostiamo un po' perché dobbiamo fare questo, un plank. Guardate bene il bacino, è molto comodo, potreste star lì per due giorni. Cercate, vedete, i piedi inizialmente sono molto alti. Pian piano cercate magari di abbassarli, i glutei devono essere all'altezza dei piedi, insomma dovete fare una panca. Occhio alla pancia che non spanci. Sì, piedi ancora un po' più bassi se vuoi. Ok, bravissimi, e scendiamo. Siete talmente bravi che possiamo partire da terra. Allora, guardate, una volta... Vedete la misura qual è? Non è questa, la misura che vi consente di stare là. Guardate come. 1, 2, ci siamo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, delfino. Torno, 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 torno. Proviamo? È divertente. Non mi potete dire che i piedi non sono sudati, non appiccicano, non ci credo. Vedete che bella passeggiata, delfino. Spingo bene la testa tra i gomiti. E poi ritorno lentamente. Bravissimo. Ok, adesso noi ti facciamo vedere tutto il lavoro di impostazione della verticale, l'abbiamo fatta, ma logicamente a noi siamo partiti tutti dallo yoga. Allora, ti facciamo vedere dove siamo arrivati con la verticale sulle mani. Naturalmente ognuno al suo livello, ma siamo già arrivati a fare la verticale contro il muro, direi quasi tutti in maniera abbastanza ottimale e salire con una certa dignità. Siamo partiti partendo da terra, poi abbiamo proiettato la partenza dai piedi e poi stiamo, con l'aiuto dei cerchietti, iniziando il lavoro che ci porta verso la press, la verticale di impostazione. Quindi facciamogli vedere l'esercizio base, quindi mani, e mettiamo 20-30 cm al muro, piedi avanti, ginocchio avanti, questa energica spinta delle spalle sul pavimento,
lo sguardo leggermente avanti, le dita al famoso ragnetto, e poi op, e torno lentamente. Proviamo. Più lenta è la salita, più facile sarà la stasi. Possiamo appoggiare il piede al muro se vogliamo, o possiamo solo cercare l'impostazione. Occhio, non due piedi al muro, perché sennò la banana è dietro l'angolo. Così lei può analizzare il nostro punto di partenza e adesso ci corregge. No, beh, abbiamo fatto anche sì l'impostazione ginnastica, però naturalmente allora la verticale da yogista non è questa qui, la verticale da yogista è questa qui, op, e poi si va in verticale, quindi si fa e poi si va in verticale, come quella sui gomiti, poi in verticale. Ok, adesso vi facciamo vedere da in piedi e iniziamo, chi se la sente, allontanarci un pochettino dal muro per fare l'arrivo, vedete, in bella divaricata, e poi se me la sento fare proprio questo passaggio, questa forbice, e ritornare. Proviamo. Non vi emozionate? Hai visto che bravi? Poi tutto online, pensate. L'hanno letto solo sul libro. Vediamo Olga come va. Ok, più leggeri siete nella discesa e meglio è. Ok, bravissimo. Allora, Martina, vieni qua al posto mio, che ci prendiamo un paio di esercizi, un paio di cose per migliorare questa verticale. Allora, voi a casa non la conoscete, adesso la conoscerete. È una grande ginnasta. Ciao a tutti. Tu non li vedi male, li vedi poco, ma loro ti vedono bene. Niente, io sono Martina e ho fatto ginnastica per tanti anni. Siete già bravissimi, infatti non so cosa devo fare qua. Devo dire che quelli a casa sono bravi. Bene. E no, non so cosa devo, cioè nel senso, faccio come le mie dita. Faccio vedere un'impostazione di ginnastica per la verticale, questo livello, non è. Allora, faccio breve come insegno alle mie bambine, che alla fine è la base. No, dai, la base alla fine è per tutti. Noi facciamo sempre questi esercizietti semplici. Allora, ginocchio, mani sempre alla larghezza delle spalle. Le spalle devono cercare sempre di stare sopra le mani, sempre, sempre con la nostra spinta. E da qui, se riesco o non, cioè, o giro i piedi, o li lascio girati con la punta sotto, stendo e scendo. Devo cercare sempre di non spostare le spalle né troppo avanti né troppo indietro, perché la verticale è proprio fatta, cioè le spalle devono essere sempre sopra le mani. Devo sempre spingere la mia spinta, perché le mie spalle devono essere sempre chiuse, appiccicate alle orecchie, e basta. Ne facciamo sempre questi esercizi qua. Poi, una volta che si è capito queste cosine qua, incomincio a spingere da qua, giro i piedi un pochino più semplice, cerco di spingere sempre tenendo le mie spalle sopra le mani, la spinta bene con le orecchie, mai arcare la schiena, mai fare questo perché ci si fa male. Quindi fa niente che se non riesco a portare sopra il bacino, che poi sarà il livello successivo, spingo bene e stacco i piedi. Possiamo partire anche dall'accosciata, se è un pochino più facile. Qui, da qui, le spalle sempre sopra le mani e stacco i piedini. Sempre, sempre con la spinta. Devo cercare sempre di pensare proprio che le mie spalle sono sopra le mani. Quasi la paura di cadere avanti, perché giustamente abbiamo la paura di cadere avanti, quindi rimaniamo sempre dietro. E questo ci frega. Ok, bravissimi. Poi da qui, vabbè, lo facciamo mille volte, ci spostiamo anche noi sul muro. Possiamo fare tutti gli esercizi sul muro. Quindi le mani un po' staccate, da qui parto una cosciata, appoggio le spalle, scendo.
sempre, sempre spinta. Più spingete su e più sarà facile. Devo chiudere proprio le mie orecchie chiuse e chiuse le spalle, che italiano. Tra le mie orecchie e le mie spalle non deve passare niente. Se sono troppo lontano mi avvicino. E poi da qui stessa cosa, spingo sempre le mani non troppo vicine per te, io non mi sono lontano, però da qui spingo e appoggio il sederino. E ho il termine delle bambine. No, se non riesci, sono soldi tutti comunque. Non devo mai aprire la schiena. Da qui spingo, la schiena è sempre appiccicata al muro. Appoggiate bene le spalle e poi porto sul bacino. E devo sempre. Brava Angela, era giusto? Era giusto? Dovete pensare anche che il vostro bacino vada proprio sopra la vostra testa, sopra le vostre spalle. Vabbè, poi poveretto, ho già fatto un'ora, glielo devo spiegare in 3 secondi. Brava, da lì prova a spingere un pochino. Brava, giusto, giusto. Avvicina un po' più le mani. Avvicina un pochino di più le mani, le manine. È difficile però, cavolo, per loro. È difficile. Poi abbiamo iniziato, è fresco fresco. Sì. Bravissimo, va benissimo. E poi una volta che si fanno 1000 volte questi piccoli esercizi, da lì piego e vado in verticale. Quindi da qui vado su e poi cerco di spingere. Bisogna sempre. C'è l'assistente, qua mi ha parlato. Poi ovvio le spalle comunque si staccano un po', perché quando si stendono le gambe, giustamente. Se voi pensate di appoggiare il sedere, una volta che appoggiate il sedere è facile andare su. Appoggia il sedere, brava, è giusto. Adesso vai su, brava. Devi spingere più su, brava. Difficile, bravi, bravi, giusto. E poi vabbè, si può fare anche da, come hai fatto tu, dai piedi, la partenza, faccio a fondo lungo e vado in verticale. Poi ci può essere anche quella contro il muro, fare tutto il contrario. Come ha fatto Giorgio prima, si parte, si va dietro e si sta qua bene con le spalle sopra le mani, così tante volte per capire bene la stabilità delle spalle, e poi piano piano vado su, vado su, vado su e devo tenere spinta. Non mi vedo più. No, infatti sono. Non so se. No, già fatto, però ci capite un po' come anche nella casa, io non l'ho fatto discesa la piano, perché il comunino, il piano, il fumo, e allora la discesa. Ma infatti. Sì, sì, no, è giusto. Da qua. Cosa?
Da qui vado sul piano, l'importante è sempre che le vostre spalle mi chiedono di attendere. Ma guarda, io dico che è una cavolata, però oggi sei qua, domani vado i piedi sempre gli stessi, ma vai indietro con il piede e rimani lì. Poi dopo domani lo rifai con le mani sempre più. L'importante è che siete bene, siete spinti, non succede niente. Bravo Fabrizio, grande. Oh, vedete, sono arrivato a casa le nel volume sempre quello. Lascia le gambette piegate, le gambette, niente. Almeno non sei la no, non lo farei mai, non lo farei mai. E poi niente, ci sono. Sì, perché ormai abbiamo finito. Ci ringraziamo. Oh, di che? Grazie Martino. No, ci manca. Non ho fatto niente. Non ho fatto niente. No. Oh, allora adesso, che ci mancano giusto due minuti, facciamo il nostro pezzo forte. Quindi ognuno di voi ha un pezzo forte e lo facciamo con tranquillità. Cerchiamo di tenere il pezzo forte per almeno 10 secondi con un bel respiro, una bella spinta, una bella tecnica. Quindi proviamo. Non so a casa qual è il vostro pezzo forte. Ah, è il tuo pezzo forte quello. Ah. Brava Desi, caspita. Brava Claudio, spinta nelle mani, non perdere la spinta delle mani nelle braccia. Secondo me l'angelo, il tuo pezzo forte è la verticale senza la testa. Comunque, quella gomiti senza la testa. Perché tu hai questa banana naturale che ti rende la verticale perfetta praticamente. Più lontana, più lontana. Oh, vedi che roba, che bello scoppione. Oh, lì va bene. Grazie. È la tua posizione naturale quella, anche in piedi così. Ok, adesso naturalmente finiamo con un po' di stretching, polsi lo sappiamo, andiamo a stirare un po' la spalla che oggi l'abbiamo utilizzata veramente tanto. Relax, non cerchiamo forza, se non sento proprio niente, un po' più avanti se non sento niente, punta delle dita, se non sento niente, mento, se non sento niente, petto. Non forzate, naturalmente ognuno cerca la sua posizione per sentire stretch, non dolore, e respirate. Dopo un po', tenendo la pancia, tenendo l'addome e allungandosi, si può camminare avanti e sentire l'appoggio del torace, del petto, rilassare le scapole, attivare l'addome. E poi piano, al ritorno possiamo anche scivolare avanti, far scivolare dietro il bacino, non vi fate male nel ritorno. Ok, mani vicino alle ginocchia, andiamo a fare un piccolo saltello malasana. Allunghiamo bene la schiena, prendo l'aria, mani a terra, teniamo le mani a terra, espiro, tanasana, prendo l'aria, piegando le gambe, rollato, srotoliamo, saliamo, prendo l'aria,